A differenza dei miei precedenti due video sulla questione Ucraina-Russia, che erano video più oggettivi, cioè più basati su dati storici, su quello che sta succedendo senza tanto esprimere la mia opinione, in questo video invece sarò molto più soggettivo e molto più opinionista e vi dirò quello che io penso personalmente nel dettaglio di questo conflitto e su come risolverlo. Dunque, io sono un pacifista. Io sono un pacifista strenuo e convinto. Si parla spesso dei problemi del capitalismo in questo modo, ma non basta abolire il capitalismo, perché poi rimane il problema degli stati, gli stati che possono abusare, gli stati che possono essere usati contro i diritti dei popoli, eccetera. Ma non basta neanche abolire lo Stato, non basta quella che molti definiscono anarchia, perché sussistono altre gerarchie, altri tipi di soprusi, le gerarchie di stampo omofobo, le gerarchie di stampo sessista e così via. Ma neanche questo basta, perché alla fine la radice di tutte queste cose, di tutte le violenze, di tutti i soprusi, di tutti gli stati, quello che volete voi, è la violenza. La violenza è il grande, primo e ultimo nemico da sconfiggere. Tanto che qualcuno mi aveva definito, non mi ricordo che cos'era, su Reddit, sia degli estimatori sia dei critici, mi avevano definito un anarco-pacifista. Non so perché mi hanno definito così, però c'era anche questo titolo. Ora, sapete che io sono un utilitarista di ferro e con il trolley problem non mi faccio problemi a tirare la leva. Quindi se io sono contro la guerra, non è perché soltanto sbagliata eticamente, ma anche perché non serve a niente. Millenni di storia ci hanno dimostrato questa sarà l'ultima guerra, questa guerra porterà la pace. Questa frase è solo una barzelletta ed è una barzelletta che non fa neanche ridere. Ogni singola guerra, oltre ad ammazzare milioni di civili che non c'entrano niente e a servire le élite al comando del paese vincitore, non ha fatto altro che gettare le basi per altri conflitti. Le guerre non risolvono le guerre. Sorpresa, sorpresa. Le cosiddette guerre umanitarie non sono altro che un ossimoro oltre che una barzelletta. E tra l'altro ogni singolo conflitto, dai Sumeri all'Ucraina, è stato definito una guerra umanitaria. Tutti quanti esportano la democrazia, tutti, da Adolf Hitler a Luigi XIV, tutti sono che fanno missioni di peacekeeping, di peacekeeping, direi io. Quindi non solo questa cosa qui, ma le guerre sono anche una scusa con cui ci si tura il naso e si giustifica ciò che invece era evitabile, dicendo no, era inevitabile invece fare la guerra. Pacifismo, lo si è detto infinite volte, non significa passivismo, e anzi, il passivismo stesso non è mai esistito. Nessun filosofo l'ha mai anche solo teorizzato, nessuno è passivista, mettetevelo in testa. Gandhi, Tolstoi, i primi cristiani, i giainisti, nessuno di loro, me compreso, ha mai negato la necessità dell'autodifesa. Ma appunto, autodifesa. Il 99% delle guerre combattute nella storia non sono state iniziate per motivi di autodifesa. Di solito c'è al massimo un attaccato e poi 80 balordi che entrano nella mucchiata. L'autodifesa è giusta, è necessaria, perché riduce al minimo la violenza. Un pacifista questo non lo nega, bensì un pacifista fa notare tre cosine. A. Spesso chiamiamo violenza necessaria una violenza che necessaria proprio non era. Spesso ti viene detto o ti schieri con l'Austria-Ungheria o con il Regno d'Italia, non ci sono altre vie di mezzo, o con la Triplice Intesa o la Triplice Alleanza. La neutralità non è un'opzione, significa favorire, e io spiegherò questo nel mio video sul pacifismo. Nel video sul pacifismo io dimostrerò perché il pacifismo è più efficace del conflitto. Molto spesso diciamo quindi dobbiamo entrare in guerra, non è vero, non dobbiamo, c'è una terza opzione, rifiuto la falsa dicotomia. B. Anche quando eserciti violenza necessaria, c'è violenza e violenza, e bisogna esercitare il minimo possibile di violenza, perché molti con la scusa dell'autodifesa fanno le peggio carognate. E C, quando esuli dall'autodifesa, ecco che sei fuori dalla pace, per sempre. In quanto pacifista, al di fuori di una stretta autodifesa, e no, invadere l'Iraq non è autodifesa, che ne strillino i liberisti della NATO, io non condono la violenza come mezzo per risolvere i conflitti, e non lo condonerò mai, e la storia mi dà ragione. Pacifismo non significa neutralismo, altra grande falsità. Io posso rimanere, ritenere una delle due parti del tutto migliore, ma comunque ritenere che schierarmi militarmente sia una pessima scelta. Se due miei amici stanno giocando a carta forbice sasso, e uno dei due bara, e così iniziano a litigare, massacrare la famiglia di quello che bara non è una soluzione. E non massacrarli non implica, ah, e quindi gli stai dando ragione. Ma valla a spiegare agli atlantisti che mi hanno dato del collaborazionista con Putin. Veramente, ragazzi, veramente me l'hanno detto.
Io condono la violenza militare solo per l'autodifesa. Invece, per soprusi che avvengono fuori dal mio paese, esistono altri mezzi che io giustifico e sostengo, quindi non sono neutralista, ma non militari. E questi mezzi sono i seguenti. Numero 1. In quanto pacifista, io ritengo che la diplomazia sia un'arma estremamente sottovalutata, nonostante sia mostruosamente efficace, la storia ci insegna, con numerosissimi esempi di esiti positivi post-bellici, come le guerre napoleoniche o le guerre mondiali, che hanno creato delle paci che durano molto, sono stati ottimi non perché l'esito bellico sia stato particolarmente brillante, non è perché è stata grandissima e schiacciante la vittoria, sono state vittorie molto più schiaccianti e subito dopo si è di nuovo in guerra, bensì sono state delle paci lunghe perché si è tenuto conto poi ai trattati di pace degli equilibri politici, dei confini oculati, di autodeterminazione dei popoli. Si sono trattati bene gli sconfitti, si è pensato di ricostruire invece che dominare, invece di dettare condizioni. La diplomazia non viene quasi mai applicata realmente, perché purtroppo qualcuno mette di mezzo i propri interessi personali. Se la diplomazia venisse finalmente applicata realmente, essa risolverebbe il 99% dei mezzi di contesa. E ripeto, prima di strillare che questa è utopia, ricordatevi che bombardare a tappeto una nazione e poi sperare che da lì in poi ci sarà pace in quel territorio è quella la vera utopia. Afghanistan, Libia, Siria insegnano. E qui tutti tacciono. Numero 2. Se la diplomazia fallisce, in quei rarissimi casi in cui fallisce, è mia modesta opinione che il soft power sia molto migliore dell'hard power. Che cos'è il soft power? È la carota invece del bastone. L'hard power è: ah, voi dell'Iran siete un popolo orribile, togliete subito il nucleare altrimenti vi invadiamo, vi bombardiamo, vi esportiamo la democrazia, perché noi bianchi, chiaramente, il fardello dell'uomo bianco. Quello che succede è che gli iraniani giustamente si incazzano, giustamente si armano più velocemente di prima e hai adesso un'altra nazione nucleare. Bravo idiota. Soft power invece è: per entrare nell'Unione Europea non dovete avere la pena di morte, non dovete fare crimini di guerra, non dovete violare le libertà cardinali, non dovete arrestare i giornalisti. Ed ecco che numerosi paesi fanno la fila per entrare in un gigantesco mercato unico che fa gola e fanno a gara per iniziare un lento e graduale processo di democraticizzazione. E non hai sparato ancora un colpo. Il soft power, che fino a 20 anni fa era praticamente sconosciuto, cioè nessun paese andava anche solo a pensare: aspè, ma io oltre a invadere posso fare qualcosa? No, invadi direttamente. Ecco, fino a 20 anni fa niente, oggi sta iniziando a venire, purtroppo ancora raramente, applicato, perché di nuovo il complesso militare industriale, soldini, e quindi no, invadi, non cercare diplomazia. Così possiamo venderle queste armi a tutte e due le parti. Se venisse veramente applicato il soft power, esso risolverebbe quasi tutti i casi dove la diplomazia fallisce. Numero 3. Se la diplomazia e il soft power non bastano, iniziano le sanzioni economiche. Le sanzioni sono un mezzo di comprovata efficacia. La Russia ha già perso il 40% del valore della moneta. Il 40%! E non abbiamo neanche iniziato con le maniere forti. I tassi di interesse russi sono schizzati al 20% e siamo ancora agli inizi. Purtroppo le sanzioni economiche non vengono mai applicate fino in fondo. Basti vedere il discorso di certi politici italiani che hanno detto: sì, giusto, severissime sanzioni, spezzeremo le reni della Russia, eh? E appena si è parlato, quindi dovremmo fare anche i beni di lusso italiani, ecco che: ah no, aspetta, un attimo, ora non esageriamo, ora ragioniamoci sopra, ora sanzioni esagerate, ora giuste eccezioni, dobbiamo pensare al made in Italy, dobbiamo pensare ai nostri interessi, alle lobby. Ecco. Okay. Quindi queste sono le sanzioni con il culo degli altri. Alziamoci e partite. E tutta l'Europa sta agendo così. Tutti: sì, facciamo le sanzioni. Iniziate voi però. Eh sì, bravi, così, a voglia. Nessuno ha voglia di fare sacrifici. Che non siano le vite dei soldati. Attenzione, a mandare milioni di ragazzini a farsi ammazzare, a fare stragi in Medio Oriente, bombardare a tappeto gli ospedali, quello va benissimo, eh. Le perdite di vite umane vanno bene. Ma fare una tassina su un'azienda? Oh, no, cosa mi stai chiedendo? Quindi non mi venite a raccontare che è utopia. È collaborazionismo con un sistema colluso. Perché questo è. Le sanzioni possono essere di varie entità. E la sanzione più grave è l'embargo. Proprio nessuno commercia, niente entra e niente esce.
Gli embarghi hanno funzionato virtualmente quasi sempre nel corso della storia, e funzionarono, per dire, con Napoleone non era neanche un embargo vero e proprio, tra l'altro. L'unica eccezione che mi viene in mente è Cuba, che è l'unico paese che ha resistito ad un vero embargo, e comunque l'embargo ha fatto danni notevoli. Embargo comunque illegale in quel caso, ma vabbè. Se si applicassero la diplomazia, il soft power e le sanzioni, fino in casi estremi ad embargo, fatti bene, riusciremmo ad ottenere quello che i bombardamenti a tappeto non hanno mai ottenuto. Cioè che la popolazione stessa passa dalla nostra parte. Ma no, noi dobbiamo bombardare tutto e ci aspettiamo che le vittime rimaste senza casa, grazie salvatori nostri, ma veramente. E poi dicono che questa è utopia, che questa è utopia. Sono io, invece, a dire che è questa utopia. Quarto punto, ed infine, e solo infine, che ne strillino gli atlantisti e i putinisti, per gli attacchi diretti a te, vale l'autodifesa. E anche lì bisogna valutare, come ho spiegato in precedenza, se una resistenza ad oltranza è una cosa legittima, che conduce a dei risultati, come hanno fatto in Vietnam, oppure se è una cosa irresponsabile. È una scelta che non fa altro che prolungare l'agonia del tuo popolo per una mera questione di tuo orgoglio, come per esempio l'impero giapponese, che voleva porre resistenza ad oltranza e questa avrebbe condotto a dei morti eccezionalmente alti. E anche quando ti stai difendendo, devi astenerti dal commettere crimini di guerra, anche se sono invasori. Anche se sono invasori in torto. Nonostante questo, non puoi fare crimini di guerra. Non solo perché è sbagliato, e lo so che l'etica sbatte un po' il cazzo, giusto? Ma gli fai anche fare bella figura ai tuoi nemici. Gli fai fare la figura dei martiri, la figura avete visto? Loro sono i terroristi. Ma tanto con la propaganda loro diranno comunque che siamo bene! Non rendiamogli il lavoro più facile! Quanto odio questa mentalità patetica del è inutile fare X, perché tanto Y avviene comunque. Avverrà di meno, e questo mi interessa. Che mentalità veramente stupida. E fin troppo poco si stanno esplorando le efficaci tecniche militari non letali. Dai proiettili di gomma e di legno, i proiettili anestetici, i gas fumogeni, gli eserciti con droni. Anzi, questa è l'unica su cui effettivamente si sta investendo, ma per altri motivi. E l'utilizzo di intelligence per minimizzare gli interventi e massimizzare l'efficacia. Non è un caso che si parla così spesso di servizi segreti. Ed infine, non si parla mai abbastanza della cyber warfare. La guerra più efficace, ma che ha un costo di vita umana pari ad una partita di risico. La Cina ci è arrivata, la Russia ci è arrivata, gli USA si rifiutano di vedere quanto danno potrebbero fare investendo un po' di più sui loro hacker, invece che su uomini addestrati a massacrare altri uomini e a farsi ammazzare. Nell'epoca in cui tutto è informatico, è lì che si decide vincitori e vinti. E per un pacifista l'attivismo è fondamentale come mezzo per condurre alla sconfitta del male, senza fare il male. Fatto questo mio piccolo manifesto, che sarà uno spoiler del più lungo video sul pacifismo, e già metà del video se n'è andata, figuratevi, proseguo sul caso particolare della Russia e dell'Ucraina. Quindi, io ho già detto cosa ne penso della Russia e di Putin, e ho fatto ben due video in cui ho reso chiarissima la mia visione su quanto questa invasione di Putin sia una carognata. Ho detto in entrambi i video che sono pacifista. Sin dal primo video l'ho detto chiaramente, ho fatto una parentesi enorme. Io sono pacifista e nonostante questo non sono mancati i premi Nobel che hanno scritto, sia nei commenti sia fuori come dei codardi, ma quindi Morte Bianca giustifica l'invasione. È un pacifista che chiaramente giustifica l'invasione. Questa è gente che... Non mi vengono neanche degli insulti abbastanza forti per far passare, quindi... Sono semplicemente degli haters. Ormai è un insulto talmente grave che encompassa tutti gli altri. Ora, Putin non difende l'autodeterminazione dei popoli, né in patria, si vede i ceceni, né all'estero, si vede gli ucraini. Quindi io, attenzione, ho letto in giro paragoni a parer mio sbagliati tra il popolo ucraino e quello russo, che dipingono il popolo ucraino come coraggiosi, democratici, bellissimi fratelli, mentre il popolo russo come alla meglio silenzioso, colluso con la tirannide, dai, che un pochino gli piace. Io dirò quello che penso che sia ovvio. Una donna picchiata dal marito non è complice del marito, anche se, apri virgolette, combatte poco, chiudi virgolette. Perché qua ci stiamo dimenticando chi è l'aggressore e chi la vittima. E giudicare quanto la vittima è collusa sulla base di quanto forte contrasta è orribile.
Ah, il dittatore non è stato deposto e questo vuol dire che quel popolo tutto sommato lo vuole, vuol dire che la democrazia non è per tutti i popoli. Di nuovo, fratello dell'uomo bianco, l'uomo bianco la democrazia, gli altri popoli possono stare con la dittatura un po', la dittatura l'hanno scelta loro. No! Vuol dire che è un dittatore e quindi il potere se lo tiene, a prescindere da quello che vuole il popolo, funziona così la dittatura. Alcuni dittatori vengono deposti dall'interno, Luigi XIV, XVI, scusatemi. Altri dittatori vengono deposti dall'esterno, come Hitler. Altri restano al potere a vita, come Francisco Franco. In Europa è successo questo. Ma non vuol dire che il popolo è colluso. A dirla tutta, i russi in piazza e i sondaggi alla mano sono la prova di un fatto. I russi fanno di tutto per cercare di liberarsi di Putin, per protestare, dire che loro non vogliono Putin, non vogliono questa guerra. Quindi, qualcuno è d'accordo con Putin? Senza dubbio, come c'era qualcuno d'accordo con Hitler. E quindi? I russi, Putin e questa guerra la odiano. Al russo medio la guerra non la vuole. Non esiste un solo russo che si è svegliato e ha detto io domani vorrei invadere la California, vorrei invadere l'Ucraina. Neanche uno. Soprattutto quando inizieranno a sentirsi il peso della guerra, il peso delle sanzioni. E poi tornatemi a dire questa tesi razzista che vabbè un po' gli slavi la guerra la vogliono perché sono fatti così. Questo è razzismo. Che se ne strilli. E in ambito atlantista, nelle sezioni commenti degli youtuber atlantisti e liberisti, ho visto tanto razzismo contro gli slavi. E tra l'altro, secondo questo stesso ragionamento, siccome non ho visto gigantesche proteste dagli ucraini che dicevano «Ah, liberiamo la Crimea o disfiamoci di Azov», secondo questo ragionamento tutti gli ucraini sono nazisti. No, perché di nuovo, loro sono un po' più vicini a noi, sono un po' più bianchi, quindi vanno bene. Anche questa è una grande ipocrisia degli americani, no? Quando si invade un paese per esportare la democrazia, se quel paese è composto a maggioranza da persone di colore, quello è un peacekeeping. Se invece lo fanno in un paese fatto da bianchi, no, quella è una violazione del diritto internazionale. Affare in culo. Di contro, ho detto anche cosa ne penso dell'Ucraina. E spendo qualche parola in più di nuovo. Ora, io l'ho sentita definire una democrazia imperfetta. Signori, io direi di stare attenti a non sottovalutare un male quando lo vediamo e non usare eufemismi, perché questo è un eufemismo, ok? L'Ucraina è a mani basse il paese europeo attualmente più problematico a livello di democrazia. Non sto ovviamente considerando come europei Israele e la Turchia, in quanto sono fuori dall'Europa continentalmente intesa, e la Russia, in quanto geopoliticamente è fuori dalla sfera europea. Che se ne dica. Se volessimo parlare di cultura europea, allora dovremmo parlare di tutto il pianeta a parte la sinosfera, diciamoci la verità. Ora, l'ho detto e lo ripeto, l'Ucraina ha, che ne strilli la NATO, un severissimo problema conservatore. Non è neanche l'unica, tutti i paesi dell'est Europa ce l'hanno, chi più chi meno. L'Ungheria, a confronto dell'Ucraina, è la pimpa. La Polonia, a confronto dell'Ucraina e i suoi politici, sono dei gentilissimi signori politicanti. L'ho detto e lo ripeto. L'Ucraina ha il più alto tasso di violenze antisemite di tutta l'ex Unione Sovietica messa insieme. L'Ucraina è uno dei pochi paesi nel pianeta ad avere una legge sull'apologia del comunismo, non solo stalinismo, tutto. Mentre non solo non ha una legge analoga per il fascismo, bensì ha fatto leggi contro il vilipendio di figure fasciste, che puntualmente elogia. E hanno accolto dei nazisti nelle loro forze armate. Questa non è una marmaglia di stupidi ragazzini post-fascisti dei centri sociali di estrema destra italiani. Questi sono Azov. Sono neonazisti militanti, organizzati, ricchi e sono in gran numero. E con i soldi della NATO si sono ben attrezzati. Noi, alle varie formazioni neofasciste italiane, non gli abbiamo dato le chiavi del Ministero della Difesa. Che se ne strilli. Vi spaventa l'ipotesi di un golpe in Ucraina in questo momento di instabilità? State letteralmente guardando i potenziali golpisti del futuro. È estremamente pericolosa, io lo dico. La strisciante apologia di Azov che si sta facendo in ambito atlantista su YouTube e non solo. O si nega il problema, l'Ucraina non ha un problema nazista perché hanno un presidente ebreo. E gli Stati Uniti non hanno un problema di razzismo perché hanno eletto un presidente di colore. E certi partiti politici italiani non sono razzisti perché hanno il senatore di colore. E non sei omofobo perché hai tanti amici gay.
Quindi da un lato si nega il problema, oppure lo si minimizza. Vabbè, Azov sono 4, quanti sono? 4-5 ragazzini. Vabbè, sì, 4-5, facciamo anche 6 ragazzini in croce che giocano con le pistole a giocattolo. Oppure si fa ottimismo, l'ottimismo in debito sul culo degli altri. Sì, sì, dai, vabbè, sono nazisti, sono pericolosi, vabbè, sopportiamoli per ora, usiamoli come crociati antirussi, sfruttiamo questo fascismo per i nostri fini, poi lo elimineremo dopo. Dove l'ho già sentita questa troiata? Dove l'ho sentita? Ah, sì, sì, letteralmente ogni singola volta che il fascismo è arrivato al potere. Ho 6 milioni, tra l'altro, di controargomentazione all'idea del fascismo a orologeria che lo usi contro i russi e poi lo togli. E l'Ucraina, che sta strillando di voler entrare subito nella NATO e nell'Unione Europea, non sta dimostrando alcuna volontà di riformarsi per adeguarsi agli standard democratici e di libertà dell'Europa. Abbiamo rifiutato paesi molto più democratici e civili. Abbiamo rifiutato una potenziale Catalogna e Scozia, dicendo che avrebbero dovuto fare la gavetta lunga, doppia, e azzoppando il loro tentativo, perché dovevamo essere leccaculisti con due monarchie. E ora facciamo entrare gente che sta mano a mano con i nazisti, e di nuovo, non sto parlando dei popoli, sto parlando dei politici. Gli ucraini medi, figuratevi se sono amici di Azov. Ma noi dobbiamo avere una responsabilità di criterio. Noi veramente vogliamo far entrare gente che sta armando i nazisti? Ma che cazzo di Europa siamo? Che cosa siamo? Vogliamo essere questo come Europa? Vi ricordo che se abbiamo la Polonia, che ci rompe i coglioni, ora, è a causa dell'eccessiva fretta che abbiamo avuto all'epoca del dai 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 facciamoli entrare subito ora che l'URSS è scrollata, dai 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 che ci espandiamo. Non abbiamo fatto pressioni per fare le dovute riforme democratiche, non ci siamo accorti dell'estremo nazionalismo che aveva sviluppato, abbiamo detto dai 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 non fa niente, ci pensiamo dopo, il cazzo! Ci siamo ritrovati la metastasi in casa filofascista del partito al governo della Polonia in questo momento. E ora vogliamo far entrare i neonazisti in casa! Perché tanto ce ne libereremo dopo, pensiamoci dopo però, sono sicuro. Ma allora, spiegatemi una cosa, in cosa siamo diversi da Putin? Perché anche lui compie atrocità per un fine. E noi pure. E allora in cosa siamo meglio? Nel fatto che ne commettiamo di meno? È questo che siamo? Siamo il meno peggio? Vogliamo essere il meno peggio? La cacca che puzza un po' di meno? Sì, sì, lui i nazisti, noi i nazisti lui un dittatore, però i nostri sono solo una minoranza dell'esercito. È questo? Il fine giustifica i mezzi, di nuovo. Vedi come furbescamente ci hanno obbligato ad accettare. È o Azov o Putin. Devi per forza accettare Azov. Se li rifiuti, sei con Putin. Vedi che propaganda. È geniale nella sua malvagità. In cosa dovremmo essere meglio di Putin? Nel fatto che commettiamo meno crimini di guerra? Che non invadiamo direttamente ma solo per proxy? Io, signor Morte Bianca, penso che l'Unione Europea sia meglio di Putin. Io. E vorrei che lo rimanesse meglio di Putin. Però Ungheria, Polonia, Ucraina, Turchia di Erdogan, dopo un po' non siamo più tanto meglio, dopo un po' facciamo entrare tutto. E allora che fare? Torno a ribadire che noi in guerra non ci possiamo entrare. È impossibile, prima ancora che inefficace, come ho già dimostrato e come mi appresto ulteriormente a dimostrare. L'Italia, per Costituzione, non è una leggina che puoi togliere, ripudia la guerra, se non o come mezzo di autodifesa, e la Russia non ci sta attaccando, né ci attaccherà. Io capisco, attenzione, io capisco odiare il nemico, io lo capisco, è una tendenza che i nazionalisti, i conservatori e i liberisti hanno. Il nemico va odiato, non è un essere umano, e ci sta. Cioè, non ci sta, però, vabbè, posso capirli. Cioè, non li capisco, però, vabbè, sono consapevole che fanno così. Però reputare stupido il tuo nemico è un errore grave. Significa farlo vincere. Reputare che il tuo nemico farà una cazzata talmente stupida che si suiciderà. Hai appena fatto una cazzata tu. Quindi l'Italia non può entrare. Se non per autodifesa, e non è il caso, oppure per alleanze militari. Nella NATO e nell'Unione Europea l'Ucraina non c'è. E la NATO è un'alleanza difensiva, quindi oltre a vendere le armi a cani e porci, come si è visto, l'Arabia Saudita, Azov, Israele, bella gente, poi ci lamentiamo di Kadyrov, eh? Chi arma il signor Putin? Noi invece. Quindi noi, a parte vendere armi, non possiamo far nulla. E la NATO non può sostenere
membri che sono già in guerra. Perché se no tutto vale tutto, se no tutti quanti, scusate, sono in guerra, Stati Uniti, aiutate! Sì, facile. Così saremmo in guerra ogni 5 secondi. E viene meno l'obiettivo di peacekeeping. Lo so che fa ridere l'idea che la NATO favorisca la pace, però fate un attimo finto, ok? Non ridete, non ridete. Cioè, in origine lo scopo era questo. Ma se facciamo entrare chiunque sia anche già in guerra, la pace se ne va a fanculo. Sull'Unione Europea ho già detto, e infatti l'Unione Europea ha dato già una risposta freddina, che ha tutta l'era di significare sì, sì, le faremo sapere a cose fatte, a cose risolte, c'è un cammino lungo di integrazione da fare, eccetera. Far entrare l'Ucraina sarebbe uno schiaffo in faccia al Kosovo e a tante altre nazioni che hanno dovuto fare la gavetta. E a sto punto libera tutti, noi facciamo entrare l'Arabia Saudita, la Cina, la Russia, pure la Corea del Nord. Dove sta il confine al fine che giustifica i mezzi? L'Ucraina no... perché è brutta. No, l'Ucraina sì, però non la Turchia, perché la Turchia è peggio. Vabbè, la Turchia sì, però l'Arabia Saudita no. Vabbè, l'Arabia Saudita no, ma in funzione antirussa. Vabbè, la Russia è in funzione anticinese. Vabbè, la Cina, e così via. Questa è la tesi del fine che giustifica sempre i mezzi. Non c'è una fine, però ci sono i mezzi. Passiamo dunque alla tesi bellicista. Supponiamo che, miracolosamente, cambiassimo le leggi europee, le leggi della NATO e la Costituzione italiana. Facciamo finta, ok? Facciamo finta che avviene questo miracolo. Io non lo definirei miracolo, sarebbe una catastrofe, però. Avviene questa magia satanica. Ed entriamo tutti in guerra contro la Russia. E adesso spiegatemi come eviteremo il conflitto nucleare. Forza, forza, voglio gli atlantisti qui che mi vengono a spiegare come evitiamo il conflitto nucleare. Una guerra tra due potenze nucleari in cui nessuna delle due usa la bomba? Sapendo che in ogni momento l'altra potrebbe sganciarla? E l'utopista sono io. L'utopista sarei io. Dovremmo fidarci di Putin? E questo è il ragionamento? Dovremmo fidarci che Putin, pur avendo l'atomica, non la userà in guerra con l'America? Beh, se ci fidiamo di Putin, allora non c'è motivo di entrare in guerra. Ci fidiamo di lui, quindi sappiamo che si ritirerà presto, no? Io ho troppa stima dell'intelligenza dell'utenza media di YouTube per pensare che anche solo una persona possa pensare che si possa dichiarare guerra alla Russia con una potenza nucleare come gli Stati Uniti senza che questo esuli in un conflitto nucleare. È una tesi ridicola. Ma allora, se non ci fidiamo di Putin, lui all'istante sgancierebbe la bomba per il principio del vi porto all'inferno con me. Tanto io sto nel bunker governativo, quindi non è un problema mio. E facciamo per miracolo, ok, un secondo miracolo, due miracoli servono, per il piano dei fautori della guerra. Miracolo che Biden e Putin telepaticamente sono certi che nessuno dei due userà la bomba, sono entrambi, ok, non usiamo la bomba, ci combatteremo nell'esercito e rinunceremo a questo gigantesco vantaggio tattico. E ci fideremo l'uno del... vabbè, sì, in guerra però ci si fida, ovvio, no? Continuamente, anch'io mi fido di una persona con cui sto lottando, continuamente. Va bene. A questo punto, una volta che siamo in guerra con la Russia, che vogliamo fare? Abbiamo perso in Siria, abbiamo perso in Libia, abbiamo perso in Afghanistan, abbiamo perso in Iraq, abbiamo perso in Vietnam. E volete invadere la Russia? No, veramente, no, sono curioso di sentire tutti i vari canali pro-NATO che mi spiegheranno che loro in Hearts of Iron la Russia la fanno cadere in 4 turni perché mettono economia bellica e invadono da San Pietroburgo e da lì c'è la via strategica. E io ascolto tipo, sì, dai, torna a giocare con i giocattolini, che però lascia milioni di morti in mano ad altre persone magari. Ma veramente Napoleone e Hitler non hanno insegnato niente? Invadiamo la Russia? Entriamo in guerra con la Russia? Ora, per carità, stiamo parlando di uno scenario magico che richiede già due miracoli. Cioè il miracolo che cambiamo tutte quante le leggi a cazzo di cane senza conseguenze e il miracolo in cui nessuno usa le atomiche. Potremmo chiedere anche a questo punto il terzo miracolo che invadiamo la Russia e vinciamo. Non abbiamo vinto in Vietnam, che è una striscia di terra. Vinciamo contro la Russia in inverno. Oh, per carità, può essere tutto, eh. Tre miracoli di fila servono. Però il pacifismo è l'utopia. E il pacifismo è l'utopia, sono d'accordo. È il primo comunista. Cioè, noi non dovremmo usare le atomiche quando per molto meno, con Cuba, si stava arrivando ad usarle. Per una crisi a Cuba si stava arrivando a usare le atomiche, adesso si propone di dichiarare guerra alla Russia, però niente atomiche. Io non ho bisogno di argomentare ulteriormente, ho abbastanza messo in ridicolo i miei avversari.
A sto punto, se dobbiamo immaginare un'invasione della Russia che ha successo, possiamo anche immaginare i mini ponis del cazzo che calano dal cielo. Gnig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 n
E quel popolo, poi, ritorna più incazzato di prima. Vuol dire che non l'hai massacrato abbastanza. Massacralo di nuovo, ancora più forte, ritornerà ancora più incazzato di prima. Vuol dire che non l'hai incazzato... E ancora, e ancora, e ancora. Fino a quando non li cancelli. E purtroppo è questa la mentalità dei bellicisti. Arrivare a degli olocausti. Arrivare a cancellarli, quei popoli. È inutile dire a quel popolo, scusa, ma avete cominciato voi. O meglio, sarebbe più corretto dire, ha cominciato un politico che neanche eletto democraticamente ha preteso di rappresentarvi. Beh, loro sai cosa ti rispondono? Ti rispondono, senti, tu hai ammazzato mio fratello, hai ammazzato mio figlio, hai ammazzato mio padre. Io ora ti odio. La guerra crea solo altra guerra, altro odio. Mai la guerra ha creato la pace. Mai, dopo aver invaso un paese, in quel paese hanno detto, oh, grazie, che bello, meno male che ci avete invasi. E io questo mercato extra per il complesso militare industriale non lo voglio creare. E ripeto, perché ormai bisogna mettere le mani avanti 100 volte. Io ho detto che ero pacifista e hanno detto, ah, quindi sei a favore dell'invasione dell'Ucraina. Ok, quindi siccome esistono queste teste di... queste teste di NATO, ecco, siccome esistono queste teste di NATO, bisogna ribadirlo, le guerre di autodifesa sono legittime, senza dubbio, mamma mia. Ma questa non è una guerra di legittima difesa. Nessuno sta attaccando l'Italia, nessuno sta attaccando la NATO. Ora, la guerra cessa, sapete quando? Quando si smette di fare la pace cartaginese e si inizia a trattare bene la popolazione, la Germania insegna. Non hanno detto, adesso continuiamo a fare la guerra, adesso distruggiamo questo popolo. Hanno detto, no, aspetta. Ma se tipo, idea pazza, idea di utopista, pacifista, liberista. Se invece di maltrattare i tedeschi e umiliarli, li trattassimo bene, cercassimo di ricostruire la loro economia? Cosa? Pazzo, utopista, massacra... E invece? Per questo Israele non avrà mai la pace. Perché Israele continua a maltrattare il proprio nemico. E il proprio nemico si incazza. Puoi strillare che è ingiusto. Puoi strillare che è sbagliato, che è giusto. Ma succede lo stesso. Per questo voi non sentite più parlare di conflitti franco-tedeschi da quasi un secolo. E dunque... dichiarando guerra alla Cina, chi pensa di spaventarli è un illuso. Chi pensa che circondare la Russia e soffiarle tutti i potenziali alleati e fare le stesse cose che loro fanno... Che cazzo ci aspettiamo? Maltrattando il nemico e facendo i bellicisti senza se e senza ma... Perché attenzione, io veramente questo mi sono sentito dire, ho sentito leggere, che dovremmo invadere, che dovremmo dichiarare guerra alla Russia e dovremmo strapparle ogni alleato, eccetera, eccetera. In questo modo si rischia soltanto di trasformare Putin da un dittatore, quale è, a un dittatore amato dal suo popolo. Perché rischiamo di far coagulare il popolo attorno a lui. Ci stanno invadendo, tutto il mondo contro di noi, riunitevi contro di me, sì! E così va a finire Hitler 2.0. Vogliamo arrivare fino al Führerbunker. Vogliamo questo. Quindi. Applichiamo quelle quattro cosine che ho detto sopra. Per davvero, però. Applichiamole. Ok? Non facciamo le sanzioni finte con il culo degli altri che non servono a un cazzo. Facciamo le sanzioni vere. Quelle costose. Quelle talmente costose che pure a noi di rimando costano un po'. E vedrete che dopo pochi mesi a darci Putin non saranno né i nazisti né i Marines. Sarà l'oligarchia stessa. E su un piatto d'argento ce lo consegneranno. L'alternativa, torno a ripetere, è la scommessa che non avverrà l'olocausto nucleare. E io questa roulette russa sulle vite di milioni di persone non la voglio fare. Anzi, miliardi, perché vi ricordo che la guerra nucleare non coinvolge solo le vittime. Cioè, no, se Stati Uniti e Russia si fanno la guerra nucleare, non solo vengono colpite loro, non solo vengono colpite tutti i loro alleati, tutto il clima terrestre verrebbe alterato definitivamente. Quindi a pagarne le conseguenze sarebbe l'Africa, il Sud America, la Nuova Zelanda, paesi che non c'entrano un cazzo! E non perché sono filoputinisti come chiunque sia in questo momento a favore di un po' di sanità mentale viene proclamato essere. Perché a quanto pare, se non vuoi entrare in una guerra insensata, sei automaticamente d'accordo con...
La pagherebbero loro la conseguenza. E per favore, attenzione, se ci vogliamo estinguere come specie, va benissimo, va bene, estinguiamoci tutti quanti. Però evitiamo che la nostra ultimo atto prima di estinguerci sia un ennesimo fardello dell'uomo bianco. Evitiamo che sia per l'ennesima volta un pugno di potentissimi e ricchissimi occidentali che decidono il destino dell'intero pianeta, comprese le vite di miliardi di persone che non c'entravano un cazzo. Per favore, una volta sola. E ci estinguiamo solo noi, troviamo un modo alternativo, ma per favore, per una volta, non trasciniamo il pianeta intero in sta stronzata. Una volta. Una. Estinguiamoci in un modo che dica, ah, però almeno si sono estinti smettendo di fare colonialismo. No, fino all'ultimo. Dobbiamo essere stronzi fino all'ultimo. E nei commenti lo scriveranno. E nei gruppetti, alle spalle, lo scriveranno. Scriveranno che... chiunque non sia a favore, senza se, senza ma, di Azov, di queste stronzate, è allora dalla parte di Putin. Di nuovo, il falso dualismo. O sei dalla parte del re di Francia, o sei dalla parte del sacro romano impero tedesco di Germania. No tertium non datur, la fallacia logica. No, no, io sono a favore di una repubblica. Cosa? Cosa che è sta cosa? Non è possibile, non può avvenire, non avverrà mai. Aspettatevi il video sul pacifismo, che sarà un massacro. Un vero massacro. Che tra l'altro è anche ironico, no? È anche un bello simbolo. E Azov, apro e chiudo parentesi definitivamente su questa questione, non è una, vabbè, è una mano extra che può sempre servire, che può sempre aiutare. Altrimenti, torno a ripetere, non siamo meglio di Paperclip. Non siamo meglio di Mussolini, cane pazzo, però è utile con il biennio rosso. Il nazismo e il fascismo sono come un tumore. Non sta ad aspettare te. Non è che sta ad aspettare te... Vabbè, lo opero tra 20 anni. Ah, va bene, allora mi fermo, poi tra 20 anni. No, il fascismo può andare in metastasi quando vuole lui. O lo togli, o non lo togli. E io l'Ucraina è stata chiarissima che sia in tempo di guerra, sia in tempo di pace, non lo vuole togliere questo tumore. E questo è un problema. Ora, vogliamo dargli una pacca sulle spalle e dirgli vabbè, dai, tranquilla. Oppure vogliamo fare un po' di soft power? Che poi facciamo i duri e crudi con alcuni e i super dolci con altri. Vabbè. Siccome è amica nostra, ormai si è attivata la macchina della propaganda, che vede Azov come il male necessario, e comunque è una... è poca cosa, dai, un battaglioncino, una cosina, cosa da niente. E adesso dobbiamo stare braccio a braccio con i nazisti. E se non lo sei, sei collaborazionista. Siamo arrivati nel punto della storia dell'umanità in cui se non collabori con dei nazisti, sei un collaborazionista. Cioè, una volta era il contrario, sai no? C'era De Gaulle che dalla radio diceva chi collabora con i nazisti è collaborazionista, no? No, adesso è il contrario. Sono schifato dai media nostrani. Tra l'altro, la volete sapere la cosa ironica? Putin, con questa sua cazzata di invasione, cazzata, non è solo sbagliata, è anche una cazzata, sta ottenendo esattamente quello che odiava. La Finlandia e la Svezia, che non gliene fregava un cazzo della NATO. Un cazzo gliene è mai fregato la NATO. Ora hanno chiesto di entrare. E io stesso, perché mi hanno detto, io sono filo putinista, io che sono contro la NATO, io stesso dissi che alla Finlandia e alla Svezia dovevano entrare subito nella NATO. E l'ho detto io che sono contro la NATO, perché io sono capace di una cosa che si chiama onestà intellettuale. Cioè, la capacità di valutare i vantaggi di qualcosa anche se quella cosa non mi piace. Purtroppo non vedo simile onestà intellettuale dall'altro lato. Quindi, siccome Azov è dalla nostra... Mi rifiuto di finire la frase. Non è dalla nostra, io non sono in questa fazione. Io non sto nella fazione con i nazisti. Lascio questo onere ad altri. Io non sto con loro. Vabbè, siccome è dalla nostra come Occidente, facciamo così. Rifiuto comunque, però ci siamo capiti. No, allora va bene. Allora è giusto. Si sopporta. Che schifo. Che schifo veramente. Quindi sì, continuano pure a dire che sono putinista. Putinista, madonna. Ho fatto un intero video in cui spiego nel dettaglio perché Putin è un tiranno, un autarca, sta sbagliando tutto. Però l'Occidente è fatto così. O noi, o sei con noi o sei contro di noi. Bianco-nero. Quindi tutti quelli con noi sono santi. Arabia Saudita, meravigliosa, ridente democrazia. L'Ucraina, battaglione Azov, eroi, santi. E tra l'altro, ora con questa scusa della guerra, saranno santificati di questo passo. Tra l'altro. Io voglio veramente sperare che
o qualcuno nel governo ucraino di buon'anima li tolga di mezzo, oppure che, non lo so, se proprio ci debbano essere delle perdite economiche, che queste colpiscano per prime Azov, che sia Azov per prima a cadere preda della crisi, della guerra. Purtroppo le cose belle sono quelle che avvengono più raramente, che se ne dica. Aspettatevi il video sul pacifismo, sarà un massacro.